Ciao a tutti e bentornati da Karin in un nuovo video quiz. Oggi ci saranno tantissimi quiz con le emoji, con i disegni, con le bocche, con gli occhi, di tutto e di più. E voi dovrete indovinare in un tempo record, prima che quella linea verde finisca, tutti quanti i personaggi di Poppy Playtime capitolo 3. Questa volta abbiamo una professoressa con gli occhiali, la lavagna e un libro in mano. Due occhi, riconoscete di chi sono quegli occhi? E una mela. Dovete scrivere nei commenti velocissimi tutti quanti che personaggio pensate che sia. Qua ci sono dei suggerimenti con un sacco di personaggi, quindi se non vi viene in mente provate a scrutare, a guardare. Avete capito chi è? Io ho capito, c'è solo una professoressa, è solo un personaggio con la mela. No, ce ne sono due. Infatti, a quanto pare, Piggy e la professoressa sono amici. Non so se vi ricordate la reaction che abbiamo fatto, e qui c'è un piccolo spezzone di Miss Delight durante il gioco, quando l'abbiamo dovuta affrontare proprio nel capitolo 3 di Poppy Playtime. Appunto, in una delle reaction che ho fatto, Piggy si è visto essere molto amico di Miss Delight, forse è il suo migliore amico, e gli ha anche offerto una mela, ve lo ricordate, vero? Nella vera storia di Miss Delight, se vi siete persi il video, poi dopo questo andatevelo a vedere sul mio canale YouTube. Ovviamente abbiamo il secondo quiz con le emoji e dobbiamo riconoscere un altro personaggio. C'è un cagnolino, due occhi neri con delle pupilline bianche e una galera, una prigione, delle sbarre. Vi ricordate quale personaggio viene rinchiuso? Io me lo ricordo molto bene e è una delle scene più paurose e creepy di tutto il gioco di Poppy Playtime capitolo 3. È proprio lui ed è Dog Day. Per chi non si ricordasse l'orribile scena, eccola qui, mentre gli Smiling Critters entrano dentro di lui e prendono controllo del suo corpo. Direi che è proprio orripilante, vero? Ogni volta che lo vedo è come se fosse la prima. Non supererò mai il trauma. Ma adesso passiamo al terzo quiz di oggi e abbiamo altre immagini, altre emoji che potrebbero tornarci utile per capire quale personaggio dobbiamo individuare. È difficile per un motivo, perché ci sono due Huggy Wuggy, quello nuovo e quello vecchio. Oddio, quello secco che esce dal televisore, il fantasma, oppure Huggy Wuggy base. Ci sono dei denti, degli occhi, occhi tondi, enormi e il pelo azzurro. Secondo me ovviamente Huggy Wuggy, cioè questo era chiarissimo, però quale di questi due Huggy Wuggy? A quanto pare era l'Huggy Wuggy base. Beh, secondo me se era quell'altro doveva essere qualcosa di più secco, dovevano darci qualche informazione, magari il televisore. Spero che abbiate indovinato qua sotto nei commenti e che abbiate già lasciato mi piace. Ricordatevi di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, e qui stiamo premendo il cartonato di Huggy Wuggy. Oh mio Dio, che carino! Passiamo al quiz numero 4 e questa volta abbiamo un elefante, degli occhietti e una lampadina. Beh, è talmente facile questa volta che mi vergogno anche di aspettare che quella linea verde scorra tutta. Se siete abbastanza intelligenti da aver capito, ma penso che abbiate capito tutti, scrivete subito nei commenti quale Smiling Critters è, quale personaggio di Poppy Playtime questa volta dobbiamo scrivere. Vabbè, dai ragazzi, non voglio neanche pensarci, è ovvio che Bubba Bubba Fante, infatti è proprio lui. Bubba! Ed eccolo qua nel gioco con il suo cartonato, veramente, veramente carino. E gli elefanti ricordano sempre, infatti sono famosi per avere una lunghissima memoria e vivono anche fino a 80 anni, a volte anche di più. Sono animali che vivono tanto. Forse proprio perché vivono così tanto hanno bisogno di ricordarsi tutto, se no come farebbero? Non ci arriverebbero mai a 80 anni. Ma adesso un altro personaggio da indovinare, degli occhioni azzurri, un vestito azzurro come gli occhioni e due belle codine rosse e ricciolute. Questa volta mi sa che è facile proprio come prima, anche se prima era ancora più facile perché c'era proprio l'immagine dell'elefante. Vabbè, non pensiamoci troppo. Secondo me ovviamente è, vediamo se l'avete scritto bene nei commenti, Poppy. Beh ragazzi, era impossibile non indovinare. Ed eccola qui all'interno del gioco insieme alla sua migliore amica Kissy Missy, che dovrebbe essere la fidanzata oppure la sorella di Huggy Wuggy. Scrivetelo voi nei commenti, Kissy Missy è la fidanzata o la sorella di Huggy Wuggy? Secondo me lo sapete, eh? Ma passiamo a un altro tipo di quiz, perché oggi non vogliamo annoiarci, quindi avremo vari tipi di quiz. La linea scorre velocissima e voi dovete indovinare in queste piante, in questa foresta, che immagine vedete? Kissy Missy, Miss Delight o Poppy? Vediamo se avete scritto bene. A me sembra sicuramente una figura femminile era, però erano tutte femmine, quindi era difficile scegliere. Miss Delight era proprio lei all'interno di queste piante. Ed eccola di nuovo all'interno del gioco
dopo noi ci giriamo e lei cammina nel buio e nella luce, nel buio e nella luce. Noi dobbiamo sempre guardarla e stare attenti che non ci faccia fuori, perché la sua faccia è abbastanza brutta e pericolosa. Meglio non averci a che fare con quella, eh? Oddio, non ditemi che ci sta venendo a prendere. Sarà più veloce di noi? Spero di no. Eccola, è lì, nell'oscurità. Oh mio Dio, è bruttissima, vattene! Questa volta abbiamo un paesaggio montuoso, abbiamo dei monti rocciosi nella nebbia. E voi, quale personaggio ci vedete dentro? Dog Day, Monster Catnip o Catnip? Io direi la seconda, avrei detto Monster Catnip. Vediamo, era proprio lui, Catnip nella sua versione mostruosa e spaventosa. E andiamolo a vedere all'interno del gioco, sì, eccolo quando arriva in tutto il suo fumo rosso. Meno male che noi abbiamo la gas mask e la ditistola per sparargli. Sparate, sparate anche voi nei commenti, spammate tantissime pistoline per far fuori Catnip, se no ci mangia. Ma ve l'avevo detto che i quiz di oggi sarebbero stati tanti diversi, e infatti cambiamo, e adesso dobbiamo indovinare qualcos'altro, cioè l'intruso. C'è un chicken chicken tra tutti questi sul cartellone che dovrebbe essere diverso dagli altri. Dobbiamo scoprire che cos'ha di diverso. Gli manca un sopracciglio, un occhio, la lingua, il becco, il ciuffo. Dovrebbe avere qualcosa di diverso. Potrebbe essere anche qualcosa colorato, di un'altra forma, qualcosa di aggiunto o di mancante. Ma io l'ho trovato! È il becco, ragazzi, avete visto? Uno dei chicken chicken aveva il becco giallo. L'avete scritto nei commenti? Siete stati più veloci di me? Spero di sì. Ma torniamo al quiz dell'immagine. Questa volta, non so, è la neve con una nuvola che forma una forma. Mini Aggiwaggi, Nightmare Aggiwaggi o Aggiwaggi? Io direi la seconda. Direi Nightmare Aggiwaggi, che è quello che esce dal televisore. Sì, è proprio lui, era secco secco e lungo, e la nuvola era proprio della forma della sua testa. Penso che tutti voi ve lo ricordiate, ma per chi se l'è scordato, eccolo qua, Aggiwaggi Nightmare, l'incubo di tutti noi, che esce dal televisore con le sue mani gigantesche e i suoi piedi enormi e ci insegue in questo corridoio. Mi sa che stanotte farò dei nuovi incubi. Ci mangerà? Io penso proprio di sì. Questo round è difficile, non so neanche io che cosa ci vedo in questa immagine. Voi cosa vedete? Catnip, Crafticorn o Dog Day? Non lo so, dovete aiutarmi voi. Ci vedevo anche Waggy o Kissy Missy. Pensate un po', forse è Dog Day. Beh, non ce lo vedevo poi così tanto in realtà, Se voi avete scritto Dog Day, bravi, perché io non ce l'avrei fatta. Probabilmente sarei rimasta lì così un'ora a pensare: ma chi è? Ma chi è? Noi ci stiamo aggirando con la nostra ditistola, sparando agli Smiling Critters, e dovrebbe uscire, ecco. Ma torniamo di nuovo al quiz delle differenze. L'intruso. Dobbiamo però capire chi è l'intruso questa volta. Abbiamo un sacco di catnappini. Sarà di nuovo, non lo so, l'occhio, il naso, il sopracciglio, l'orecchio. Qualcosa colorato diversamente, o magari qualcosa aggiunto o qualcosa mancante. Prima linea mi sembra tutto a posto. Nella seconda linea mi sembra tutto a posto. Ma nella terza linea no, c'è qualcosa che manca. Nella terza linea vi siete accorti? Che cosa non ha catnap? L'avete scritto nei commenti? La lingua. Catnip era senza la sua linguina. Ma come fai senza lingua, Catnip? Ti serve, devi assaporare. Ma aspettate, abbiamo già un altro quiz con le immagini. Non vedo assolutamente nulla, ragazzi. Cosa ci vedete voi? Kissy Missy, Miss Delight o Pop? Mi sa, io ci vedo Poppy. Forse Poppy, dalla forma, sembra una tante palline una sull'altra. Era qualcosa di corto. È proprio Poppy. Avete indovinato anche voi? Ma andiamo avanti con un'altra immagine e un altro mostro da indovinare. È Catnip, Monster Catnip o Bobby Bear Hug? C'è quella strada più chiara che mi ricorda una coda. Quindi diciamo che anche le nuvole mi ricordano delle orecchie. Sì, avrei detto proprio Catnip, la sua versione cucciolosa e carina, quella che vediamo nel trailer. Ed eccolo qua con il suo cartonato, il nostro amico Catnip. E ora di chi sarà il turno? Di Booba Booba Fant. Ma quanto è carino! Dobbiamo trovare l'intruso un'altra volta. Vediamo un po' che cos'è questa volta la cosa differente. Le orecchie mi sembrano tutte uguali, ma siamo sicuri? Le proboscidi, le sopracciglia, in fondo non vedo nulla, al centro, ai lati. Ai lati ho trovato qualcuno di diverso ai lati, ed era proprio l'orecchio, ragazzi. Avete visto? È colorato,
diversamente. Caro Bubba, ti abbiamo scovato. Ma io direi di cambiare di nuovo tipologia di quiz, così non ci annoiamo mai, e torniamo alle emoji. Questa è facilissima, quindi voglio che tutti scriviate che cos'è, anzi che personaggio è un gatto, una luna e il colore viola. Beh, partiamo proprio dalle basi. È catnip ovviamente, chi altro poteva essere degli smiling critters? E indoviniamo dalle emoji di nuovo e vediamo questa volta chi ci propongono. Un televisore, un cosino pelosetto e un colore grigiastro. Mi sa di aver capito proprio bene, dovrebbe essere un certo Nightmare. Avete scritto Aggiwaggi? Beh, allora siete stati bravissimi, perché è proprio lui. Da chi altro poteva essere? In effetti è un po' più grigiato rispetto che azzurro. Saranno le ombre, sarà l'oscurità. Prossimo quiz. Vedo una gallina, una stella e un surfista. Vi ricordate che personaggio adora particolarmente gli sport, soprattutto lo skate ed il surf? Se avete visto le mie ultime reaction, avrete tutti scritto nei commenti Chicken Chicken e sarete stati bravissimi, perché è proprio lui, il nostro gallettino preferito, e al collo ha proprio una stella. Beh, dico solo una cosa: il mio personaggio preferito, chissà, sa. Scrivete subitissimo nei commenti quale personaggio dovrebbe essere. Ovviamente, vi do un indizio: è uno Smiling Critters, quindi potete scegliere tra loro. Verde con un fulmine e è un coniglietto. Oppi Hopscotch, lo Smiling Critters più bello di tutti, insieme a Crafticorn. Parli del diavolo, vabbè. Ragazzi, unicorno, qualcuno che dipinge e il color ciano, come Cyan dei Rainbow Friends. Avete già capito tutti, lo so, ricordatevi che il nostro Crafticorn ha al collo una margherita con tutti i colori, proprio come se fosse una tavolozza per dipingere, appunto, perché lui adora dipingere, creare, inventare, disegnare tutto ciò che è fantasia. Ma passiamo al prossimo quiz, e mi sembra un po' più difficile degli altri, o è una mia impressione? C'è un personaggino verde tutto pelosetto, degli amici che si abbracciano e un filo rosso. Chi potrebbe essere, ragazzi? Provate a indovinare veloci nei commenti, la linea bianca sta per scorrere tutta. Io non ho capito chi è, chi dovrebbe essere Aggiwaggi verde. I mini Aggiwaggi. Beh, ci sono andata vicino, comunque l'Aggiwaggi verde c'era. Mini Aggiwaggi, in realtà un pochino mi mancate. Vi spedisco dentro i vostri tubi a pugni. Andate via. E vai sotto con il prossimo quiz. E questa volta dobbiamo di nuovo trovare l'intruso. Quindi, amici e amiche, stiamo attenti a tutti i dettagli e facciamo super veloci a scrivere nei commenti qual è la differenza e qual è il nostro Crafticorn sbagliato. Io sto guardando i corni, ma non vedo niente di diverso. Le orecchie, il ciuffetto dietro, magari manca qualcuno. La lingua, il naso, non lo so. Le sopracciglia. Avete trovato la differenza? Forse gli manca... Ragazzi, non l'ho trovato. Forse siete stati più bravi di me se avete scritto le narici nei commenti, perché era proprio ciò che gli mancava. Ma ora abbiamo un altro panorama delle cascate che sembrano formare un'immagine, quella di Catnip, di Dog Day o di Bobby Bear Hug. Io direi che è la seconda scelta. Non so voi cosa avete scelto, ma mi sembrava proprio lui, Dog Day nella sua versione pelusciosa e carina. Ultimo quiz di oggi, indovinatelo tutti, e siete stati bravissimi, lasciate mi piace, iscrivetevi al canale e scegliete voi. Piggy Piggy, Dog Day, Chicken Chicken. Mi sa che quel ciuffo in testa mi ricorda proprio lui, Chicken Chicken. E noi ci vedremo nel prossimo video. Ciao!